un ristorante internazionale ed esclusivo nel cuore di Napoli in via Filangieri. È il Sancta Sanctorum che ha presentato alla stampa la storia e le iniziative in programma, come le cene con i secret chef. A fare gli onori di casa Anteo Letticino, patron del locale, insieme con Stefano Parisio e il consulente per la cucina Francesco Sposito. Ospite d'eccezione l'attrice Cristina Donadio. Questa è un'idea nata pochissimi mesi fa. Io avevo trovato questa location che si stava per liberare e, salito sulla terrazza, ho avuto questa illuminazione. Stefano, il mio socio, si era appena liberato dal suo vecchio lavoro, dal suo vecchio ristorante, per sue vicissitudini. Ci siamo ritrovati insieme a fare veramente quattro chiacchiere tra amici. Dopodiché siamo andati da Francesco, il nostro carissimo amico chef, e lì è nato tutto, tra un bicchiere di vino e un suo piatto stellato. Volevamo in pratica inserire una volta al mese un amico chef, che può essere ovviamente un amico stellato o meno stellato, ma di pari importanza, e fargli fare delle cene a quattro mani con il nostro chef di cucina, che è Raffaele. E abbiamo creato questa simpatica situazione. E quindi una volta al mese, ovviamente questa sarà una data segreta che uscirà qualche giorno prima, sapremo la data, ma non sapremo il nome, che ovviamente verrà svelato a fine serata. Sono felice di essere qui e di essere tra amici folli che hanno deciso di aprire questa meravigliosa follia. In questa città, secondo me, c'è bisogno di alzare l'asticella, di tenerla sempre più alta, soprattutto se, come tutti vogliamo, appunto, vogliamo far tornare Napoli a splendere nel firmamento delle città più belle d'Europa. Però voglio dire, bisogna che sia... ci sta adesso un gran proliferare di bed and breakfast, di posti dove i turisti arrivano e trovano tutto a buon, insomma, con costi bassi, eccetera. Bisogna anche avere il contraltare, secondo me, e quindi perché non un posto di questi, via Filangieri, il salotto di Chiaia, e mi sembra che questo posto sia perfetto qua. Grazie, allora. Lo speriamo che sia perfetto. I miei amici, soci, insomma fratelli oramai, i pazzi, io li chiamo, i due pazzi, hanno veramente realizzato insieme a Gian Barbato in quattro mesi e mezzo una struttura che vuole puntare ad essere divertente, non ha un impatto di ristorazione pesante. Stiamo iniziando piano piano a trovare le soluzioni, ecco, per fare in modo che i clienti, quando arrivino, possano passare veramente una serata di divertimento, di rilassamento, e quindi tra qui il bar e il ristorante al primo piano, e quando sarà primavera la terrazza su, avremo un quadro completo generale di quello che Anteo e Stefano hanno pensato e che poi mi hanno affidato nelle mie mani per realizzare una ristorazione che non vuole essere stellata, ma una ristorazione che vuole essere divertente e vuole creare quell'ambiente ai clienti che arrivino senza essere pesante e formale. Questo è. Io credo che posso aggiungere una cosa: siccome anche stellato è diventato un termine un po' abusato, mi piace invece pensare che uno viene qua e viene accolto nella maniera migliore, sì, come quando vai a casa di amici dove sai che troverai tutto quello che ti offrono è fatto con amore e con la voglia di farti stare bene. Al di là delle stelle, poi le stelle, ognuno di noi, no? È una stella. Esatto.